una compagnia unica per il trasporto regionale. È questa la proposta che il presidente della Regione Lazio Renata Polverini ha avanzato nel corso del convegno Trasporto Comune organizzato dalla provincia di Roma alla Facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma. Presenti, oltre al presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti, anche l'amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti e gli assessori alla mobilità del comune, Antonello Aurigemma, e della Regione Lazio, Francesco Lollobrigida. Nasce anche nel Lazio il nuovo polo per l'Italia. I capigruppo in regione di UDC, FLI, API annunciano la costituzione di un patto di consultazione tra i gruppi consiliari per analizzare e discutere tutte le più importanti questioni che la giunta Polverini andrà ad affrontare fin dalle prossime settimane. La giunta della regione Lazio dovrà approvare entro 6 mesi la dichiarazione di area a elevato rischio di crisi ambientale per il territorio del bacino del fiume Sacco. A disporlo è un ordine del giorno, sottoscritto da Angelo Bonelli, Verdi, Ivano Peduzzi, FDS, e Anna Maria Tedeschi, IDV, votato a maggioranza dal Consiglio regionale del Lazio. A Colleferro un consiglio comunale straordinario sul caso sollevato dall'allevatore di ovini in località con le lepre è stato fissato per le ore 17:30. L'unico punto all'ordine del giorno riguarda l'esame e le valutazioni di episodi di inquinamento in agro di Colleferro, località con le lepre, riportati da notiziari televisivi. La farmacia comune di Colleferro S.p.A., che il 22 gennaio scorso ha inaugurato la sua attività in località Colledoro a ridosso della statale Casillina, è uno dei progetti di integrazione socio-sanitaria di maggior spicco, scaturiti dalla diretta cooperazione tra ASL ed enti locali. I nuovi servizi, tra cui un ambulatorio infermieristico al suo interno ed il servizio CAP, centro unificato di prenotazione, la guardia medica, l'ufficio relazioni col pubblico e la diretta collaborazione con il reparto cardiologico del presidio ospedaliero Parodi Delfino saranno pienamente operativi a partire dal prossimo mese, quando attraverso un protocollo attuativo l'ASL RMG, insieme al comune di Colleferro, concorderanno orari, tipologia delle prestazioni da erogare, organizzazione delle stesse. Un boato spaventoso in piena notte ha interrotto la quiete degli abitanti di Valmontone. La deflagrazione è avvenuta all'interno di un bar caffetteria nei pressi della stazione ferroviaria vicino al centro storico. Lo scoppio non ha provocato danni a persone, ma ingenti danni materiali. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno impiegato molte ore per cercare di riportare la situazione in un apparente stato di normalità. Giro di vite dei finanzieri del nucleo mobile di Velletri nel settore del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza. A cadere nelle maglie delle fiamme gialle, questa volta, è stato un 21enne di Ariccia, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi preconfezionate pronte per la vendita, di un'ulteriore modica quantità di hashish, nonché di materiale necessario per il confezionamento. Erano perfettamente organizzati ed attrezzati per spacciare la droga in maniera itinerante due soggetti, un romeno di 32 anni e un italiano di 40 abitante a Valmontone, arrestati dai carabinieri della compagnia di Colleferro diretti dal capitano Mauro Merola nella scorsa serata a Valmontone. I due sono stati notati da una pattuglia intenta ad effettuare un controllo alla circolazione stradale. Nella loro auto i due spacciatori rinvenivano cocaina ancora non confezionata in dosi nonché tutto il materiale per il confezionamento oltre ad un bilancino di precisione, evidenziando come fossero ben organizzati per un mercato itinerante dello spaccio. Altra droga è stata rinvenuta poi nelle rispettive abitazioni. I due sono stati associati al carcere di Velletri. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Frosinone, nel corso di predisposti servizi per il controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un 40enne di Piglio, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ad Anagni, i militari del nucleo operativo della locale compagnia, in collaborazione con il personale della Direzione Provinciale del Lavoro, procedevano a verifiche presso diversi cantieri edili ed attività connesse, riscontrando a carico di 2 ditte impegnate nell'esecuzione di lavori, violazioni amministrative per un totale di 15.000 euro. L'operazione vedeva impegnati 15 militari e 7 mezzi dell'arma.
Il servizio informazioni di Acqua Latina S.p.A. informa che, al fine di permettere urgenti ed indifferibili lavori di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane, in via Migliara 46, nei comuni di Latina, Pontinia, Sezze e Sabaudia, si effettuerà un'interruzione del flusso idrico dalle ore 14 alle ore 18:30 di domani venerdì 4 febbraio 2011. I festeggiamenti per San Biagio sono in corso, a Rocca Priora, fin dalla fine di gennaio, organizzati dalla locale confraternita, che conta oltre 50 confratelli. La cerimonia di vestizione dei nuovi ha avuto luogo nel corso di una solenne cerimonia, presieduta dal vescovo diocesano, Raffaello Martinelli, e durante la quale sono stati anche ricordati i fratelli scomparsi, mentre al termine vi è stata la benedizione della gola e la distribuzione dell'olio benedetto. È tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.